tutte pasticce, eccomi qua con un nuovo video. Questo qua è il video sui miei regali di compleanno, su tutto ciò che ho ricevuto per il compleanno. Dovete sapere che il 3 ottobre è stato il mio compleanno. È lo stesso giorno in cui compie una ragazza abbastanza famosa, cioè che fa dei video molto carini qui su YouTube. Si chiama Elisabetta Pistoni, siamo nate lo stesso giorno. Vabbè, il 3 ottobre ad ogni modo è stato il mio compleanno, no? E niente, partendo dal presupposto che io non ho voluto fare feste perché è una cosa che a me non, personalmente non piace. Io dopo i 18 ho detto basta con le feste, io ho chiuso. Dovevo festeggiare i 18 perché ovviamente i 18 anni sono comunque abbastanza, cioè non è una data, non sono, non è un compleanno come un altro, cioè i 18 anni sono i 18 anni. E quindi ho voluto festeggiarli, però per il resto io direi che non sono una ragazza da feste di compleanno, almeno per me non sono. E quindi gli facevo questa piccola premessa. Ai miei genitori in realtà non ho chiesto nulla per il compleanno, però mi è arrivato lo stesso qualcosa e mi è arrivato qualcosina da Pandora. Sì, i miei genitori mi hanno fatto un bracciale di Pandora, perché vabbè, loro lo sapevano, cioè loro non lo sapevano in realtà che mi piacesse Pandora, lo sapeva la mia migliore amica e quindi gli ha detto cosa potrebbe piacergli e cosa potrebbe volere, e quindi mi hanno fatto il braccialetto di Pandora, questo qui, e mo ci vanno tutti gli altri ovviamente. Allora facciamo così, facciamolo passare, facciamo passare gli altri sopra e facciamo scendere lui. Ok, c'è anche già un ciondolo che vi faccio vedere in seguito. Allora, loro mi hanno regalato il braccialettino morbido di Pandora, questo qui. Non è rigido, è in formato morbido e vabbè, mi piace un sacco, cioè a me Pandora piaceva, però comunque io non mi sentivo di chiedergli niente. E quindi loro mi hanno fatto questo. Le mie ovviamente migliori amiche, perché lo capirete comunque dal ciondolino, mi hanno fatto un ciondolino che è questo. Un attimo uno zoom, ecco qua, è questo ciondolino qui in argento con scritto appunto, come potete vedere, best friends, fatto in questo modo tipo a spiraletta, ed è molto molto carino. E torna così. Buongiorno. Questo è quello che mi hanno fatto in realtà i miei genitori e le mie migliori amiche mi hanno regalato questo ciondolino. Poi mi sono arrivati dei soldi e con una parte di questi sul sito di Amazon mi sono comprata le All Star, queste qua bianche alte, classiche classiche classiche, perché mi serviva in realtà un paio di scarpe bianche. E quindi, dato che l'avevo trovata al prezzo di 45 euro, almeno per la mia taglia, le ho decise, ho deciso di comprarle, mi sono decisa. E quindi con quei soldi lì appunto l'ho trovato abbastanza in offerta e ho preso queste, che ho già macchiato, qua davanti come potete vedere, di caffè. Ecco, una cosa che volevo chiedervi è, viene via il caffè, lo so già, però è, secondo voi possono andare in lavatrice? Cioè, vanno in lavatrice queste scarpe? Vero? Spero di sì, perché le devo mettere in lavatrice. Cioè, la mia amica le mette in lavatrice. Consigliatemi un modo per lavare le All Star, perché questa macchia qua mi fa davvero infuriare, ma davvero tanto, 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 tanto. Poi, ultimo regalino, in realtà, già abbastanza breve, abbastanza conciso. Beh, poi mi sono arrivati degli altri soldi con cui non so ancora bene con cosa farci, in realtà, con quei soldi lì. E ultimo regalo, un altro paio di scarpe che purtroppo, ma purtroppo davvero, mi piacciono tantissimo, però non riesco a utilizzarle. L'ho utilizzato una volta, un male atroce. È un mio amico che mi ha regalato questo paio di scarpe qua, della Guess, della nuova collezione. Hanno la punta argentata, qui sono fatte in questo modo, qui hanno la loro pelle e qua hanno tipo, sono vellutate, però a forma di pitoncino. Qui c'è la cernierina con
il simbolino di Guess, la suola è fatta in questo modo. Una volta ne sono riuscita a mettere, ma la seconda volta non ce l'ho fatta. Sono un 37 e sfortunatamente davvero non mi vanno bene. Se vi piacciono le metto in vendita su Depop, ve lo dico. Sul Depop potete trovarmi con il nome Marti03. Metto in vendita parecchie cose. E ho messo in vendita sfortunatamente anche questo paio di scarpe qua, perché non riesco davvero, davvero, ci ho provato a utilizzarle, ma è un numero troppo piccolo per il mio piedino da fatina, è un 37, io porto un 38, non riesco proprio a cavarmela, e quindi non riesco sfortunatamente a utilizzarle, mi dispiace tantissimo. Poi vabbè, Sephora mi ha rinviato, cioè di nuovo, questo qui dell'Happy Birthday. E quindi andrò a riprendere questo set di tre ombretti. E stavolta uno lo tengo perché lo metterò in un premio, lo metterò in un futuro premio giveaway per voi. E appunto consiste in un set di tre ombrettini. Questo qui, molto molto carino. Quest'altro. E quest'altro qui, chiaro. Allora, questa visuale in realtà voi vedete benissimo la mia ricrescita. La mia ricrescita in un modo allucinante, guardate qua, sono sette colori in testa. Mannaggia a me, ho una ricrescita spaventosa in realtà. Infatti ho deciso di comprarmi, vedete? Guardate qua che roba. Sta venendo fuori il mio colore naturale scuro, 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 scuro. Si vede tantissimo in video. Dal vivo non si vede in realtà così tanto. Comunque mi farò più scura, perché così sono davvero, davvero un sacco chiara. Guarda che... Sì, si vede un sacco dal video. Si vede tantissimo che sono più chiara. E prenderò una tinta tipo cioccolato. E lo faccio con voi quel video lì a proposito. Prendo una tinta cioccolato e poi la mischio con questa qua, Nectar Color, della testa nera, che mia mamma aveva preso, mai utilizzato. Ed è una tinta di quelle... è un color 0, no, 600 castano chiaro. Io non li voglio chiari, quindi prendo il cioccolato che è molto scuro. E li faccio diventare castano scuri. Qui c'è già in dotazione, questo non so cosa sia in realtà. Penso sia l'ossigeno. Ci sono tutti i vari prodottini. Questo è, vabbè, il balsamo. Questa è la crema colorante. E poi cosa c'è? Ah, libretto. Caduto dalla scatola, opla, il libretto, il foglietto, lo... no, ah no, i guanti ci sono dentro, ci sono i guanti. Beh, questo è tutto il contenuto di questa scatola, quindi ditemi se vi può interessare quando farò la tinta, facciamoci la tinta insieme, perché devo assolutamente, a parte utilizzare questo, e poi farmi la tinta, perché davvero a parte che si nota tantissimo la ricrescita. Cioè, dal video in realtà si nota un sacco. Poi i capelli mi si sono schiariti tantissimo. Gli occhi così chiari non li voglio. Quindi mi farò la tinta. Di nuovo scura, scura, scura. Comunque, questi qua sono tutti i miei regali che ho ricevuto al compleanno. Spero che il video in realtà vi sia piaciuto. Fatemi sapere. Non lo so, qualsiasi cosa. Iscrivetevi al mio canale, mettete un mi piace se appunto vi è piaciuto il video, commentate dicendomi un modo per pulire ste cacche di scarpe, ditemi se voi le mettete in lavatrice, a quanto le mettete, lavaggio corto, lavaggio breve, acqua calda, fredda. In realtà so che in teoria il lavaggio sarebbe breve all'acqua fredda, però datemi i vostri consigli se le avete lavate, come avete fatto e se vengono davvero pulite. So che comunque questa macchia viene via, perché sui vestiti in generale viene via, quindi spero anche su queste, però non lo so, ditemi se magari forse con la candeggina viene via, non lo so, vedete? Cioè davvero brutta, brutta, brutta.
brutta brutta da vedere, non mi piace. E mentre l'altra è ancora linda, pulita, immacolata. L'ho ampliata io, sono stata stupida io, cosa mia, mia colpa. Niente, fatemi sapere tutto. Io spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao pasticce!